Oggi siamo a Reggio Calabria, una città dalla bellezza straordinaria e dal passato glorioso e millenario, la città che ha dato i natali al poeta ibbico e dove è nato anche Umberto Boccioni. Oggi visiteremo il Museo del Bergamotto. Il dottore Caminiti, che ne è il presidente, ci guiderà attraverso i profumi e i sapori di questo prezioso agrume. Seguiteci e sognerete insieme a noi. Professore, quali sono le proprietà del bergamotto e da quanto tempo viene coltivato in Calabria? Soprattutto vogliamo far sapere ai nostri telespettatori se è un frutto storico oppure innovativo. Il bergamotto, già le prime tracce le abbiamo nel 500 in casa Medici, che lo utilizzavano per abbellire i loro giardini, quindi le prime tracce le troviamo in Toscana, a Firenze in maniera particolare, ma altre tracce dell'utilizzo del bergamotto in gastronomia le troviamo nel 500 in occasione della venuta di Carlo IV a Roma. La storia del bergamotto è una storia antichissima. Noi ci freggiamo di altri prodotti, ma il bergamotto è il prodotto della natura in assoluto più diffuso al mondo, più presente al mondo. Non c'è Coca-Cola, non c'è pizza, non c'è prosciutto, non c'è hamburger che sia diffuso per come è presente il bergamotto nel mondo. È il prodotto italiano più diffuso e conosciuto al mondo, ma questo non ce lo riconosce nessuno, perché siamo in Calabria, siamo a Reggio Calabria, ed è impensabile che una terra come questa possa avere un prodotto, un'eccellenza così importante, che viene lavorata sul territorio e ha un potere economico immenso. Immaginate che il bergamotto, la vendita dell'olio essenziale di bergamotto produce quasi il 50% delle esportazioni della regione Calabria nell'agroalimentare, un valore inestimabile. Quindi questo bergamotto è arrivato, le prime tracce in Calabria ce le abbiamo 300 anni fa. Era un prodotto che abbelliva, era un prodotto che profumava, poi si è cominciato a estrarre attraverso una forma di estrazione a spugna, a freddo, sul territorio, l'olio essenziale. Quest'olio essenziale ha affascinato immediatamente il mondo che l'ha richiesto, e qui per anni le famiglie più facoltose, più importanti economicamente nello scenario nazionale, erano regine. Faccio un nome tra tutti: Florio. I Florio, la loro attività in Sicilia, grazie a Ferdinando II, allo sviluppo economico del sud, capirono che aprire un'aromateria a Palermo, la prima traccia di aromateria al mondo, perché sono stati i Florio innovativi in tutti i campi, aprirono questa aromateria e cominciarono a vendere olio essenziale, perché Reggio Calabria è stata la terra che ha inventato non solo il primo profumo con l'acqua di Colonia. Se esiste il profumo e se esiste l'acqua di Colonia è grazie a un reggino, ma ancora di più Reggio Calabria ha inventato il metodo per estrarre gli oli essenziali dagli agrumi. Se si estrae oggi un olio essenziale da un agrume, da un limone, dall'arancia, dal mandarino e così via, è grazie al metodo inventato a Reggio Calabria, e si chiama metodo calabrese. Tutto il mondo, in Cina, in India, in Sud America, dove estraggono l'olio dagli agrumi, dicono di estrarlo con un metodo calabrese. Quindi noi non è vero che siamo tutti brutti, neri e calimeri, noi siamo persone ingegnose che abbiamo dimostrato effettivamente quello che è, che non ce lo riconoscono. Scusi se la interrompo, l'abbiamo dimostrato in tutti i campi. In tutti i campi, infatti qui al museo sono rappresentate le personalità, perché noi ci occupiamo di bergamotto ma ci occupiamo anche di agroalimentare, perché sono due cose che non possono essere staccate, e questo nostro museo rappresenta anche le eccellenze. Cioè, se esiste la liquirizia è grazie a un calabrese, se esistono i sottoli è grazie ai reggini, perché i Florio realizzarono la prima conservazione del tonno in scatola, perché tutto il mondo metteva tutto sotto
sottosale, la carne sottosale, il pesce sottosale, i formaggi sottosale. Reggio Calabria, per l'abbondanza di olio, si faceva tutto sott'olio, le carni, le uova, i formaggi. Non c'era un prodotto della natura che non venisse messo sott'olio. Quindi siamo stati i precursori, siamo stati gli inventori dei sott'oli. Qui a Reggio Calabria fino agli anni 80 c'erano 50 fabbriche di trasformazione e produzione di sott'oli. Ora, per tornare al nostro bergamotto, il prodotto più diffuso al mondo ha delle proprietà miracolose. E qua vorrei proprio sottolineare le proprietà del bergamotto, soprattutto in medicina. Beg Armudi, frutto pero del Signore. Il bergamotto, la prima forma di bergamotto dal quale nasce il nostro attuale bergamotto, è a forma di pera. E quindi Beg Armudi, dal turco frutto del Signore, pero del Signore. Questo frutto è miracoloso, ha impresse sopra il frutto le 10 dita del Padre Eterno. Perché lo ha reso miracoloso? Ma non perché lo diciamo. Tutti i personaggi che voi vedete qui sono scienziati, ricercatori, premi Nobel, premi Oscar, tutti personaggi che in qualche modo hanno avuto rapporti col bergamotto in maniera trasversale. Il bergamotto è presente nel cibo, i francesi ne hanno fatto la loro ricchezza, i loro profumi, l'80% dei loro profumi sono a base di bergamotto, perché hanno capito le qualità e il potere del bergamotto, che adesso andremo a trattare sotto l'aspetto farmacologico. Questo bergamotto è presente nel campo agroalimentare, è famosissimo, tranne che a Reggio Calabria e tranne che in Italia, ma il resto del mondo impazzisce per i cibi al bergamotto. Persino la Francia ha due città che sono l'emblema del bergamotto, uno nel campo della profumeria, e parlo di Grasse, dove sono amanti e sono i più grandi adulatori di questo frutto, e poi c'è Nancy, che ha trasformato il bergamotto nel suo core business, una città intitolata e intestata al bergamotto, dove ha fatto del bergamotto in gastronomia il suo punto di forza. In Italia e in Calabria una cosa del genere non esiste. Questo bergamotto, dicevo prima, è diffusissimo, perché non c'è casa di moda che non abbia fatto un profumo importante e costoso senza scrivere sopra bergamotto di Reggio Calabria o di Calabria. E per questo noi abbiamo creato un'associazione che si chiama Bergamodal Fashion Academy, dove si occupa di sviluppare tutte quelle attività nel campo della moda, del fashion, legate al bergamotto. E abbiamo scoperto, anche se questa associazione è nata neppure un anno fa, abbiamo scoperto un mondo che non immaginavamo esistesse, grazie al bergamotto. Poi abbiamo creato la confraternita del bergamotto, perché per scoprire, studiare e lavorare quelle che sono tutte gli utilizzi, gli impieghi del bergamotto in gastronomia. Anche qui abbiamo scoperto un mondo affascinante, un mondo ricco. Il tè più bevuto al mondo, il tè più famoso al mondo, il tè più acculturato al mondo, perché vedete nei romanzi, nei film, non dicono ti offro un tè, ti offro un Earl Grey, questo tè al bergamotto, che non era un tè pregiato, non era un tè molto utilizzato. Per valorizzarlo gli hanno fatto sentire l'odore di bergamotto a questo tè ed è diventato tra i tè più apprezzati e più costosi al mondo. Quindi questo bergamotto arricchisce tutti. Questo bergamotto, che dicevo prima, produce per la regione Calabria solo da esportazione dei calabresi, perché poi ci sono i siciliani che comprano e commercializzano loro. Questo prodotto produce per la regione Calabria oltre 220 milioni. Immagini, quando io ho sentito questo, in una terra dove ci considerano morti di fame e poveretti, che non siamo capaci né a lavorare nelle imprese né a fare impresa, io sono veramente rimasto colpito e felice positivamente. Ma quando poi ho scoperto che questa
che questo prodotto, questi 220 milioni di prodotto che noi vendiamo all'estero, si trasformano in 16 miliardi di fatturato, là mi sono arrabbiato, perché i nostri figli sono fuori, i nostri giovani, 240 mila giovani sono andati a trovare lavoro altrove, ci sono tanti giovani regini che lavorano in case profumiere, in case che lavorano nel campo della cosmetica, il bergamotto, e invece lo potrebbero fare qui se indotti in queste strade in maniera adeguata e se supportati dalle istituzioni. Una cosa che i nostri telespettatori forse non sanno è che il bergamotto abbassa il colesterolo. Sì, allora il bergamotto, il succo è una scoperta fatta da poco tempo. Considerate che le prime attività per l'utilizzo del succo di bergamotto, che non si è mai mangiato, Reggio Calabria non ha mai mangiato il bergamotto, non l'ha mai utilizzato in gastronomia. Il primo esperimento nasce da una torta al bergamotto che abbiamo presentato circa 30 anni fa ad un concorso e ha vinto il primo premio, e da lì nasce l'utilizzo. Ma allora il bergamotto l'avevamo utilizzato solo per dare sapore, per esaltare questo gusto della torta che abbiamo intitolato Nosside. Da lì nasce, abbiamo cominciato a coinvolgere tutti questi personaggi, scienziati, ricercatori, uno tra i più importanti o due tra i più importanti che ci hanno sempre sostenuto da 30 anni è il professore Vincenzo Mollage dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, che si occupa di farmacologia e nutraceutica. Ecco, è stato quello che più di tutti ha studiato gli effetti del bergamotto sulla cura, naturalmente l'abbattimento del colesterolo, dei trigliceridi, la pulizia del sangue. Un altro invece studioso che è sempre stato a fianco a noi dagli inizi e ci ha aiutato a scoprire le peculiarità del bergamotto in campo medicamentoso è il professor Alfredo Foca, che è un esperto scienziato che ha studiato tutti gli effetti batteriologici del bergamotto, e quindi diciamo che il bergamotto ha duplice attività curativa: una attraverso l'olio essenziale. L'olio essenziale di bergamotto che si estrae dalla buccia, come è sempre stato fatto, il frutto veniva buttato a mare e inquinava il mare, in alcuni casi dato da mangiare alle mucche. Questo olio essenziale di bergamotto, una volta estratto, è un potente antidepressivo. Anche. È un potente antistress che nessuno dice, ma è certificato da tutti questi scienziati. È il più potente antibatterico in natura. Reggio Calabria non ha mai avuto la malaria grazie alla presenza del bergamotto. L'unica città al mondo che non ha conosciuto la malaria è Reggio Calabria, grazie al potere antisettico del bergamotto. Ma ancora di più, è un antidolorifico eccezionale, è un cicatrizzante eccezionale, ma già l'hanno scoperto il professore Francesco Calabrò nel 1800, il potere cicatrizzante del bergamotto, dell'olio essenziale del bergamotto. È un antidolorifico eccezionale. In profumeria i francesi l'hanno capito, è il più potente fissativo. Fare un profumo di rose, di violette, di gelsomino, di quello che vogliamo, si mettono questi ingredienti naturali in alcol, sciolgono le molecole e quell'alcol assorbe la profumazione. Solo essendo alcol diventa subito volatile e si disperde nell'aria. Per bloccare la profumazione bisogna aggiungerci un grasso. Una volta si aggiungevano i grassi animali che si facevano gli unguenti, ma poi a Reggio Calabria nasce l'idea del profumo con oli naturali, e quindi mettendo un olio di limone, un olio d'arancia, un olio d'olivo, un olio di semi in un profumo, cosa significa? Significa che blocca la profumazione e la rilascia lentamente. Ma questi oli, una volta indossati il profumo, hanno una durata di 30 minuti, un'ora e mezza. Invece, se ci mettiamo l'olio essenziale di bergamotto, ecco la formula magica, l'apporto forte nel campo della profumeria del bergamotto è quella che la profumazione sul corpo dura dalle 12 alle 24 ore. Anzi, per togliersi il profumo di bergamotto bisogna lavarsi. E questo i francesi l'hanno subito capito e ne hanno fatto il loro punto di forza. Ma ancora di più, l'olio essenziale di bergamotto, a parte essere un potente fissativo, è il più potente antiossidante in natura. Infatti, faccio vedere, è l'unico frutto che non marcisce. Questa è la forza, 300 flavonoidi,
300 proprietà antiossidanti, è il frutto anti-invecchiamento per eccellenza e lo dimostra il frutto che non marcisce, ma ancora di più 800 proprietà olfattive. All'interno del bergamotto non c'è il bergamotto, mentre nel limone quando io profumo qualcosa o arricchisco un profumo di olio di limone, di arancia, di mandarino o di altro, conferisce questo profumo al prodotto. Invece il bergamotto, che è camaleontico, trova all'interno del suo olio le proprietà olfattive che si avvicinano il più possibile a quello. Se io metto l'olio essenziale di bergamotto accanto alla rosa, non sento rosa e bergamotto, sento esaltare la rosa. Ecco l'altro fattore importante del bergamotto, dell'olio essenziale di bergamotto in profumeria. Ma ancora di più, l'olio essenziale di bergamotto non data ai profumi. I profumi a base di olio essenziale di bergamotto rimangono sempre trasparenti, bianchi, come se fossero acqua. Anche poi, lo vedrete al museo, anche profumi che hanno oltre 10 anni di esposizione al sole sono rimasti perfetti grazie alle proprietà antiossidanti. Invece gli altri profumi che contengono olio di limone, d'arancia, dopo pochi mesi diventano sempre più gialli fino a diventare colore del tè. La terza proprietà che i francesi hanno capito e hanno reso i profumi famosi nel mondo, se i profumi francesi sono famosi nel mondo è grazie al bergamotto, perché essendo l'olio essenziale un antidepressivo, un antistress, un calmante naturale, cosa porta? Che quando la donna o l'uomo indossa la mattina un profumo al bergamotto, sente una sensazione di benessere grazie al bergamotto. Qualunque cosa ti dà benessere ti crea dipendenza, una dipendenza positiva. E quindi questo ha fatto sì che le persone che provano un primo profumo al bergamotto poi rimangono attaccate a questo profumo e non riescono a cambiarlo e se lo portano quasi per tutta la vita. Infatti si è dimostrato qui con illustri scienziati che sono venuti che alcune persone hanno avuto crisi depressive nel momento in cui non hanno trovato più, sono entrate nel panico non trovando più quel profumo al bergamotto, perché gli dà questa sensazione di benessere, di piacevole. Questa è la parte degli oli. Invece il succo è una scoperta di pochi anni, dicevo, grazie al professore Vincenzo Mollace. Il succo di bergamotto è la più potente statina o tra le più potenti statine in natura, abbassa il colesterolo, pulisce il sangue, è un vasodilatatore, purifica il fegato, ma ancora di più abbassa il glucosio all'interno del sangue, abbassa i trigliceridi. Questa è la potenza del succo, ma ha anche altre applicazioni. 2 anni fa abbiamo premiato un'azienda che ha realizzato una pomata, l'Università di Bologna, che ha prodotto una pomata per combattere le emorroidi. Questa pomata, per come loro scrivono e certifica l'università, riduce del 70% l'intervento chirurgico sulle emorroidi. Questo frutto, quando lo hanno chiamato 3500 anni fa il frutto del Signore, non si sono sbagliati. Forse hanno sbagliato terra. Immaginate se questo frutto fosse stato creato o prodotto in altre terre, non voglio dire la Francia, ma anche nel nord Italia, che successo avrebbe fatto? Una domanda, ma dimostrazione. Che avevo preparato, se gliela dico subito. Me allora se il bergamotto non fosse figlio del meridione, ma fosse figlio del nord Italia o di un'altra nazione, avrebbe il successo che merita? Certo che lo avrebbe, ma se immagina che quando sente i vari ministri, i vari politici parlare nelle conferenze internazionali alle quali io ho partecipato, ti raccontano il Made in Italy, ti raccontano del prosciutto di Parma, buonissimo, che tutti non ne possiamo fare a meno, del parmigiano reggiano, del gorgonzola, dei nostri vini, che sono distribuite in aree del mondo dove lo apprezzano. Ma dove? Il nostro oro non il ha nostro questa... oro, che è il prodotto italiano più diffuso al mondo, che non è vietato né da religione, il prosciutto sì. Ci sono continenti dove i formaggi non li mangiano, ci sono continenti dove alcuni prodotti non possono essere utilizzati per motivi religiosi, per motivi anche politici. Parlo della Coca-Cola, in alcuni paesi del mondo è proibito introdurre la Coca-Cola, lo stesso Google non è presente in tutto il mondo, e parlo della Cina, dell'Asia, perché? Perché ci sono contrapposizioni politiche. Il bergamotto non ha nessuna
nessun divieto, nessuna religione, anzi la religione buddista, induista considera il bergamotto un frutto sacro. Cioè, ma di cosa parliamo? Qua si sente non solo la politica nazionale, ma anche la politica regionale, ti racconta, e noi siamo felicissimi che lo faccia, il peperoncino, noi siamo la terra del peperoncino, sì, ma noi siamo l'ottava regione d'Italia come consumo di peperoncino. Ti parla della cipolla di Tropea, è un fenomeno locale, apprezzato, pubblicizzato fortemente da questa regione. Ti parla del cedro, che è un prodotto, che è una realtà economica, è una storia bellissima, ma è una realtà economica limitatissima anche religiosamente. Questo bergamotto, che produce 100 volte di più rispetto a tutti questi altri prodotti messi insieme, tu senti la politica e dici: abbiamo il peperoncino, abbiamo la cipolla, abbiamo anche il bergamotto, come se fosse una cosa, un opzio, dice, possiamo, sì, c'è questa cosa, ma non è una realtà. Ma vi rendete conto? E quest'anno lo vedranno. Sono anni che la politica si vanta degli incrementi delle esportazioni. Gli incrementi delle esportazioni non sono perché il made in Calabria ha raggiunto valori migliori o valori più importanti, è perché il bergamotto è aumentato, l'olio essenziale del bergamotto è aumentato di prezzo, e quindi quando aumenta l'olio essenziale del bergamotto aumenta il valore delle esportazioni. Quest'anno che c'è stato questo disastro, che sugli alberi i bergamotti sono così secchi, ahimè, quasi il 70% delle produzioni, vedremo se qualcuno si vanterà dello sviluppo economico del PIL nelle esportazioni, così capiranno il valore. Se i reggini decidessero un anno di non produrre olio essenziale bergamotto, la borsa delle esportazioni regionali crollerebbe del 50%. Guardi, e concludo perché la voglio fare parlare, sì, perché lei è la giornalista, no, io mi faccio prendere. Ma noi siamo qui per lei. Grazie. E stavo dicendo che questa, nel 1800 i reggini per la prima volta hanno avuto il coraggio di non vendere olio essenziale di bergamotto, perché gli unici che erano autorizzati alla commercializzazione per editto da parte di Ferdinando II erano i siciliani. E così loro, per ribellarsi a questo, si decisero per un anno di non vendere olio essenziale ai siciliani, sì. E quindi lì cambiò la storia. Io dico, un anno di coraggio questi reggini devono prendere, l'hanno dimostrato in altre occasioni di saper fare le rivolte. Questa potrebbe essere una rivolta che non crea danni, ma soltanto dà valore al territorio e alla loro produzione. Avere il coraggio di non produrre olio essenziale quando la regione si renderà conto che gli crollerà il PIL delle esportazioni in maniera drastica, forse cominceranno a dire: in Calabria abbiamo il bergamotto e abbiamo anche queste altre cose. E questo bisogna prendersela, il decoro e la dignità, non aspettare che te la diano gli altri. Allora, prima di andare avanti, volevo sottolineare due cose. Lei ha parlato della torta Nosside, sì. È un bellissimo connubio con la cultura, perché dobbiamo ricordare che Nosside è stata la più grande poetessa della Magna Grecia e Locrese, quindi è un orgoglio per noi. E poi vorrei ricordare che i Florio sono partiti prima ancora da Bagnara da Melicucca. E andiamo avanti. Mi piaceva sottolineare queste due cose importanti. Lei ha parlato di politica, quindi, dottore, la politica non supporta questo meraviglioso agrume? La politica lo supporta quando deve finanziare le sue passerelle, ma sono finalizzate a passerella, perché poi, mentre noi qualunque azione facciamo, siccome i soldi li mettiamo noi e ne abbiamo sempre meno perché dobbiamo pagare di tutto, la manutenzione, la pulizia, le iniziative di questa sede, quest'anno abbiamo fatto iniziative in tutta la provincia di Reggio Calabria per stimolare la sensibilità, raccontando quello che le ho raccontato a lei, ai cittadini, perché devono saperlo che noi abbiamo questo prodotto. È impossibile che continuino tutti i reggini a far finta di sapere la storia di questo bergamotto. Il più erudito ti dice: ma il bergamotto abbassa il colesterolo. Non è così, il bergamotto abbassa anche il colesterolo, ma ha altre proprietà infinite. Potremmo creare qui 100 laboratori per i nostri giovani e sviluppare centinaia di attività. Se lei va in Francia, va a Nancy, lei trova tutte le strade, ci sono strade e piazze intitolate al bergamotto, qui no. Trova in tutte le pasticcerie e ristoranti scritto Bergamotte de Nancy.
E per scrivere Bergamotto de Nancy devono andare prima alla Camera di Commercio, fare un corso, farsi autorizzare, pagare 400 e rotti euro e poi li autorizzano a scrivere Bergamotto de Nancy. Questo me l'ha raccontato un pasticcere della zona. A Reggio Calabria, se lei fa un giro su tutto il corso, non le dico di andare oltre perché gli altri possono essere non interessati, ma se lei fa un giro sul corso non trova una gelateria, una pasticceria che ti scrive fuori qui Bergamotto, ma se lei va in 10 bar, su 10 bar 4 ti propongono per Bergamotto la bibita, buonissima, apprezzatissima, qualcuno il gelato, finisce lì. Se lei entra nelle pasticcerie francesi e gli chiede a cosa mi propone di pasticceria, e loro cominciano il macaron al bergamotto, i babà al bergamotto, il bignè al bergamotto, abbiamo anche qualcosa al cioccolato e alla nocciola. Qui invece è tutto il contrario, se lei ordina noi le facciamo qualche dolce al bergamotto, ma lo deve ordinare e devono vedere come lo trattano questo bergamotto. Allora, se noi non si lavora, perché continuare a spendere come fa qualche ente importante 200.000 euro per darsi le targhe tra di loro, non porta nulla. Se noi non prendiamo gli attori nel mondo economico, sia nazionali, internazionali, per come facciamo noi, li invitiamo qua e non c'è bisogno dei 200.000 euro, perché noi 200.000 euro non li abbiamo mai avuti e nessuno ce li ha dati e non li abbiamo manco da spendere. Però abbiamo portato qua premi Nobel, scienziati, grandi imprenditori, li abbiamo stimolati all'utilizzo del bergamotto, sia in campo farmaceutico, sia in campo cosmetico, sia in campo profumiero, in agroalimentare, in pasticceria. Abbiamo fatto venire le personalità più illustri al mondo qui a Reggio Calabria per sposare il progetto bergamotto nell'utilizzo più impensato. Persino le stoffe al bergamotto abbiamo fatto produrre. Allora, noi comunque non ci arrendiamo, andiamo avanti, e le vorrei chiedere come nasce questo museo. Questo museo nasce per un momento di disperazione mia, perché 30 anni fa andai in una vecchia azienda che produceva oli essenziali di bergamotto e ho visto questi macchinari. Questi macchinari avevano un tetto di tegole che ormai si era sfondato, e questi macchinari erano tutti marci. Un altro giorno andai a casa di amici che avevano in una villa, mi invitarono a una buona cena, e nel giardino avevano in mezzo al giardino una macchina del bergamotto in legno, ahimè marcia, perché le intemperie, il tempo, l'acqua, l'usura l'aveva fatta marcire. E quindi cominciai a rendermi conto che un patrimonio industriale del genere, che è stato inventato tutto a Reggio Calabria, se esiste l'estrazione, come dicevo prima, degli oli essenziali dagli agrumi grazie ai reggini che hanno creato, c'era un indotto diffuso su tutto il territorio lavorava il bergamotto, chi per un verso, chi per un altro, chi per l'estrazione, chi creava i contenitori di rame. Noi eravamo le famiglie, le aziende più esperte nella lavorazione del rame, ma poi vedrete al museo ci sono oggetti di rame che sono dei gioielli veri e propri e venivano realizzati a Reggio Calabria, ma anche le ceste, ma anche gli strumenti, tutto quello che è la lavorazione delle ceramiche, tutti quanti coinvolti, cioè un intero territorio, un'intera provincia dedicata alla lavorazione del bergamotto, vivevano tutti di bergamotto. Era un altro che Fiat a Torino, qua c'era una Fiat del bergamotto a Reggio Calabria che poi piano piano hanno distrutto, d'accordo? E allora questo nostro prodotto, questo nostro agrume può dare veramente una tale ricchezza, però la politica questi soldi che investe deve investirli in maniera seria, non per fare passi, perché ognuno fa il convegno, parla di bergamotto molto spesso dicendo cose che non corrispondono, fantasie metropolitane,
finito il convegno, si scambiano le targhe ed è finito lì, senza nessuna ricaduta. Noi la ricaduta ce l'abbiamo e sono esposte qua le aziende che abbiamo stimolato a utilizzare il bergamotto, le case farmaceutiche che abbiamo invitato a produrre integratori al bergamotto e i giovani che abbiamo coinvolto ad impegnarsi a trattare questo prodotto. Adesso, fra poco, visiteremo il museo. Sì. Le vorrei chiedere, lei ha organizzato nel corso degli anni dei grandissimi eventi, come per esempio quello dedicato a Gianni Versace, sì. Poi ha un bellissimo rapporto con Gerardo Sacco. Sì. E volevo sapere, il nostro presidente onorario. Benissimo, sottolineiamolo allora. E, il futuro, quali progetti ha per il futuro? Io ho un progetto nel cassetto che avevamo realizzato e poi ahimè vogliamo dire per incomprensione, vogliamo dire perché non siamo riusciti noi a far capire il valore di questo progetto, avevamo creato un laboratorio con un centro di ricerca per la valorizzazione del bergamotto nel settore agroalimentare, perché vorremmo che i giovani, in forma del tutto gratuito, in forma del tutto veloce, perché qui abbiamo coinvolto un famoso naso di Reggio Calabria, che è un professionista che lavora in un ente, nell'ente regione, ma che è appassionato di profumi e si è dedicato a noi, a questo progetto, e ha insegnato ai ragazzi come si può fare un profumo, come si possono fare dei profumi e commercializzarli. Perché questo a noi manca, terra del bergamotto non ci sono aziende che producono profumi. Poi abbiamo creato questa scuola anche per l'agroalimentare, per la liquoristica, abbiamo insegnato ai giovani a fare i liquori, a fare gli sciroppi, le marmellate, ma abbiamo creato anche un percorso per realizzare i suppelletti fatti dal bergamotto, le tabacchiere, le bambole, i fiori, tutto quello che si può fare dalla buccia del bergamotto. E questo era il nostro progetto, c'eravamo quasi riusciti, poi a un certo punto siamo stati bloccati in maniera violenta, perché forse ha fatto paura alla politica un progetto, perché avrebbe forse fortunatamente, senza grandi risorse, cambiato la storia del bergamotto e dell'agroalimentare a Reggio Calabria, perché questo era il nostro progetto. Lei sa che io mi occupo anche della fondazione ITS, intitolata alla famiglia Florio di Calabria, questa nostra fondazione ha preso questo nome e qui abbiamo lavorato moltissimo per stimolare i giovani a specializzarsi nell'agroalimentare. Lei sa che in Italia mancano 54.000 tecnici specializzati per il settore agroalimentare e i nostri giovani o passeggiano, se ne devono andare fuori o all'estero, quindi questo era quello che io volevo fare, volevo creare non impiegati, non dare, promettere dei posti di lavoro, perché io non sono politicamente impegnato o faccio solo una politica territoriale culturale e non partitica. Io volevo che ci fossero giovani imprenditori che cambiassero le sorti di questa terra, perché un giovane imprenditore che parte non hai creato un posto di lavoro, hai creato decine di posti di lavoro per ogni azienda. Formare un solo dipendente hai creato forse un posto di lavoro, ma creare un imprenditore significa dargli l'opportunità di creare altri posti di lavoro, e questa era la mission da imprenditore e da insegnante che con 40 anni di storia volevo portare avanti, ma forse ancora qualche anno di tempo ce l'ho per farlo. Lei ha creato anche l'Accademia del Bergamotto, sì, che adesso andremo a conoscere, e noi la ringraziamo innanzitutto. Grazie. Adesso faremo un giro per il museo, parleremo con i soci dell'Accademia del Bergamotto, la ringraziamo, della confraternita del Bergamotto, mi scusi. La vorrei ringraziare per l'impegno che lei mette a favore della Calabria, a favore del territorio. E la Calabria ha bisogno di uomini come lei, non di politici che promettono e non mantengono, che lasciano il tempo che corrono, ma di persone fortemente impegnate, e le facciamo tantissimi auguri e noi saremo come Taurian Nova TV, la seguiremo. Grazie a lei, grazie all'editore, a Taurian Nova TV, perché non tanto per aver dato voce a me, vi ringrazio di questo, ma per aver dato visibilità a un prodotto che dovrebbe essere il simbolo. La regione Calabria
nel suo stemma regionale dovrebbe inserire la pianta del bergamotto, che è veramente una grande ricchezza, ma non solo economica, ma culturale, perché questo bergamotto, come nessun altro prodotto al mondo, viene impiegato in maniera trasversale, come ho raccontato, in tutti i campi. Non c'è un prodotto della natura al mondo, non in Calabria, in Italia, al mondo, che sia utilizzato nel campo farmaceutico, nel campo della moda, nel campo della cosmetica, della profumeria, dell'agroalimentare. In tutti i campi, non c'è un campo dove il bergamotto non è presente. Allora, il nostro viaggio nel bergamotto continua. La signora Barletta è l'amministratrice della confraternita del bergamotto. Allora, di cosa si occupa la confraternita? Le spiego subito, noi siamo appunto, come ha detto prima, la confraternita del bergamotto e del cibo di Reggio Calabria. Di che cosa ci occupiamo? Di valorizzare tutti i cibi identitari del nostro territorio, rispettando fortemente le tradizioni culinarie che si stanno un po' perdendo in valore al giorno d'oggi. In primis il bergamotto, perché come ben sapete il bergamotto lo troviamo ovunque. E per esempio, infatti, noi facciamo parte non solo della confraternita, ma abbiamo costituito un polo del bergamotto che si occupa di arte, cultura, moda e cibo. Infatti siamo 4 associazioni, noi siamo quelli inerenti al reparto cibo, culinario, diciamo, e stiamo cercando di divulgare appunto questa, diciamo, mentalità della tradizione attraverso cooking show, degustazioni. Facciamo anche dei laboratori esperienziali dove insegniamo, diciamo, a valorizzare tutto. E cerchiamo di fare del nostro meglio, perché purtroppo il bergamotto ancora non è ben diffuso nella nostra Calabria. Un lavoro importante che vi fa onore. Grazie, molto gentile. Cerchiamo di fare quello che si può, perché ci teniamo e ci crediamo nei valori che ci hanno tramandati. E quando si crede nei valori, alla fine si vince. Esatto, grazie, esatto. Piero Praticò, vicepriore della confraternita, e ci può spiegare qual è il suo ruolo? Beh, intanto diciamo qualche parola sulla confraternita. Quando noi parliamo di confraternita, nell'immaginario collettivo si fa riferimento o a unioni di pellegrini dedicati a qualche santo, oppure a qualche compagnia di novelli trimalcioni intenti al cibo. Beh, insomma, quest'ultimo aspetto noi lo trattiamo anche se gli diamo una nostra interpretazione, cioè noi pensiamo che il cibo non sia semplicemente un qualcosa che ha da fare solo ed esclusivamente con il nostro sostentamento quotidiano, ma che il cibo sia cultura, e che se uno ci fa caso, se uno amplia questo discorso, lo studia, vede che cibo è cultura già nel momento stesso in cui si prepara le diverse coltivazioni. Il cibo è cultura quando lo si trasforma, il cibo è cultura quando serve ad indicare le diversità di identità fra i diversi popoli. Quindi noi stiamo cercando di portare avanti questo discorso del cibo come cultura, come, voglio dire, come momento di appropriazione di un certo modo di comportarsi delle popolazioni, e stiamo guardando il cibo come cultura, avendo soprattutto come confraternita del bergamotto cercare di diffondere questo agrume, che è così importante non solo da un punto di vista di identità del popolo reggino, che dovremmo andarne tutto quanto fiero, ma anche e soprattutto da un punto di vista economico, per far progredire in qualche modo la nostra provincia. Grazie. Prego.
piatto che stiamo presentando sono delle tagliatelle aromatizzate al bergamotto. Questo piatto non ha bisogno di grandi condimenti perché quello che vogliamo esaltare è proprio il bergamotto contenuto dentro la pasta. È una pasta locale fatta sul territorio, è una pasta di grano duro, è stata fatto soffriggere un po' di aglio, dei pomodorini datterini sono stati aggiunti per dare un minimo di acidità e poi un goccio di olio della nostra Piana, un olio eccezionale, un olio extravergine d'oliva, che ha legato gli ingredienti, che sono semplicemente delle cozze, pomodorini e un po' di prezzemolo. Questo piatto non ha bisogno di grandi prodotti perché nella sua semplicità esalta queste eccellenze del territorio. Poi naturalmente non può mancare un goccio di olio extravergine d'oliva per completare il piatto. È un piatto semplice ma è un piatto di grande gusto e di grande profumo grazie al bergamotto. E adesso siamo con Pino Causini, il direttore della Bergamoda Fashion, e ci parli del suo impegno all'interno del Bergamoda Fashion. Dunque, noi abbiamo fatto diverse manifestazioni ultimamente, abbiamo fatto un bel tour con Gerardo Sacco, però ci siamo presentati sempre come Bergamodel e come Accademia del Bergamotto. Soprattutto, ecco, ci tengo a sottolineare questo aspetto. Abbiamo fatto delle ottime manifestazioni in tutta la provincia, abbiamo fatto un bel tour, si è partiti da Siderno il 2 di luglio, poi siamo stati, mi faccio correggere dalla dottoressa Triglia, il 9 luglio a Polistara, a Gioia il Tauro. 16 siamo stati a Villa Caleo in Gioia Tauro, in una bellissima atmosfera. So che lei diparte su Gioia Tauro, allora io sottolineo quello che lei ero presente e posso sottolineare la bellezza di quell'evento. Bene, la bellezza e la preziosità di quell'evento. Sono contentissimo. Da lei magistralmente diretto, perché era veramente in primo piano, dirigeva tutto. Sì, però se non abbiamo dietro se non usiamo il maestatico, diciamo, a queste operazioni non possiamo fare nulla, perché è la squadra che va bene Pino, va bene Mimma, va bene Nenzi, va bene la dottoressa Barletta, vanno bene tutti, però se non ci coaguliamo praticamente... È un lavoro sinergico, sì, certo. Siamo in sinergia con tutte le nostre componenti. Bene, su Gioia Tauro vorrei sottolineare, veramente mi è piaciuta tantissimo la manifestazione, e pensi che noi qui all'interno del museo giochiamo a dire qual è stata la più bella manifestazione. Vedo che sorride Mimma, vedo che sorride anche la dottoressa Barletta e anche Nenzi. Diciamo, a te qual è piaciuta? E allora si fa a gara a sapere. La cosa più bella è che ognuno di noi ha diversità di interpretazioni. Ciò vuol dire che le cose sono state tutte belle. Benissimo, la ringraziamo. È stato un onore e un privilegio conoscere. Un bocca al lupo per il futuro. Grazie dottoressa, grazie. E adesso siamo con Mimma Triglia, che è la vicepresidente della Bergamoda Fashion. Allora, come è approdata lei alla Bergamoda Fashion? Sono approdata perché facevo già parte della Polo del Bergamotto con la confraternita, e un giorno, una sera, c'era un incontro, ha detto, io mi hanno invitata appunto a questo incontro. E ho fatto anche il tesseramento, dico, ma scusate, io che ci faccio qui? Non lo so. Voglio un ruolo. No, lui mi ha detto, ti voglio con me. Bene. 2-3 giorni dopo mi chiama e andiamo a Villa San Giovanni, all'alberghiero, perché c'era da fare un open day, sì, una sfilata di moda, quindi convincere, tu dice, puoi parlare con i ragazzi, essendo un insegnante, puoi parlare con loro, convincerli a partecipare, insomma, a prendere la cosa come un gioco, e abbiamo fatto il nostro evento, il primo evento, quello è stato. Da parte nostra? Da parte nostra, ed è stato veramente un successo. Allora, in due parole, i prossimi eventi. I prossimi eventi aspettiamo, sì, abbiamo tanti progetti da mettere in campo. Noi abbiamo fatto... ci occupiamo delle donne senza tempo, sfilano per noi, quindi e adesso queste donne senza tempo faranno anche altre cose. Per ora hanno fatto Belle Époque, hanno sfilato per Gerardo Sacco, hanno fatto un'altra sfilata con i loro vestiti eleganti, adesso
ci inventeremo qualche altra cosa, cappelli, non so, qualche altra cosa, sicuramente ci sarà in campo. Sulla Magna Grecia, esatto, sulla Magna Grecia, se non manca, no, non manca. E nemmeno il materiale. Non manca il materiale perché sono rimasti veramente all'inizio, erano un po' tutti titubanti, non volevano partecipare, dico guardate, sfilerò io anche. Io che sono, c'ho un po' di gobba, mi sono ingrassata, se lo faccio io fatelo anche voi, vuol dire che possiamo fare. E l'ho fatto. E loro sono rimaste contentissime, mi hanno ringraziata, dice grazie a te Mimma, e chiedono quando ci sarà la prossima sfilata. Allora in bocca al lupo per la prossima sfilata. Quindi c'è da dire anche che abbiamo la nostra presidente Tatiana Potapova che stamattina non c'è e che è appunto in gamba, certo. Siamo tutte e tre che operiamo, a parte poi tutto il contorno, però Grazie. E adesso siamo con Cristina Sarica, priore della Confraternita del Bergamotto. Buongiorno, ci spiega un po' il ruolo del priore. Qual è il ruolo del priore all'interno della Confraternita? Buongiorno, con piacere. Dunque, il priore rappresenta il portavoce di tutti i soci che fanno parte della Confraternita. Dunque, la Confraternita innanzitutto è un'associazione culturale, si occupa e vuole occuparsi di valorizzazione del territorio, lo facciamo attraverso la promozione di quelli che sono i nostri prodotti identitari, ovviamente primo fra tutti il bergamotto di Reggio Calabria. Cerchiamo di mantenere quelle che sono le nostre tradizioni, cerchiamo di far conoscere di più il bergamotto nell'ambito gastronomico, perché dovete sapere che a Reggio Calabria non c'è una tradizione gastronomica del bergamotto e noi cerchiamo di proporre questo, cerchiamo di fare piatti della tradizione ma anche innovativi attraverso l'uso e l'utilizzo del bergamotto di Reggio Calabria. Siamo con la direttrice del Museo del Bergamotto che adesso ci illustrerà le varie sale del museo. Sì. Intanto benvenuti. Grazie per la strepitosa accoglienza. Grazie a lei. Noi, il nostro museo praticamente racconta l'identità di questo territorio. Il bergamotto nel passato, però anche nel presente, come lei sa, c'è anche tanta ricerca legata all'agrume. Qui noi abbiamo manufatti realizzati con la buccia di bergamotto, i primi integratori che sono stati realizzati per aiutare a livellare i trigliceridi nel sangue. Abbiamo i primi esperimenti realizzati nell'agroalimentare. Abbiamo il bergamotto inserito, l'olio essenziale, nei profumi. Perché? Perché lei deve sapere, dottoressa, che la prima acqua di Colonia nasce grazie al bergamotto di Reggio Calabria e noi abbiamo sia questa che profumi moderni. E poi ci troviamo in questa sala dove troviamo tutti i reperti, tutto quello che utilizzavano per estrarre l'olio essenziale. C'è proprio la storia, gli utensili. Qui troviamo la spugna naturale di mare, la concolina. In passato utilizzavano la spugna di mare per estrarre l'olio essenziale. Abbiamo la prima macchina calabrese che nasce nel 1844. Abbiamo i contenitori nei quali veniva spedito l'olio essenziale, ma le ramiere, i contenitori nei quali si conservava l'olio, le ceste, e come lei potrà vedere e può vedere all'interno di questo museo, qui sono raccolte tutte le arti, diciamo, degli antichi mestieri. Lavoravano la ginestra e realizzavano i saccocci come filtro, lavoravano i ramai, i fabbri, i falegnami, c'era un indotto non indifferente. La storia del bergamotto si intreccia anche con la storia della Calabria, dei nostri territori. Certamente. Qui venivano da diverse province per lavorare il bergamotto, perché c'era bisogno di tanta manodopera. Le donne, le raccoglitrici, qui erano migliaia e ovviamente quelle sul territorio non erano sufficienti. Noi la ringraziamo per questo meraviglioso viaggio all'interno di questo museo che è davvero straordinario e invitiamo i nostri telespettatori a venire a Reggio Calabria e a visitare il Museo del Bergamotto. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata e diciamo grazie al nostro editore Pino Battista, perché senza di lui oggi non saremmo stati qui, non avremmo potuto vedere queste meraviglie.
Vi aspettiamo. Ciao.